l'insegnamento della Costituzione ed esame obbligatorio per ogni rappresentante pubblico. Cosa stiamo facendo? Guardate che roba abbiamo messo su senza chiedere una lira a nessuno. Capisco che in passato siate stati abituati, chi da una parte o chi all'altra, a fare opere che siano anche visibili per essere magari votati, per andare a tagliare dei nastri, però questa non è la nostra logica. E la politica devono servire sostanzialmente a riportare un attimino di umanità e di cercare di ricucire lo strappo che si è creato fra i cittadini e le istituzioni. Diventerà mai il Beppe, come diceva Eric, a un certo momento che diventa i fasci di combattimento. Non c'entriamo proprio all'animo democratico. Hai visto la figura che ha fatto quel povero uomo quando cercava di impedire ai candidati del Movimento 5 Stelle di parlare, no? Perché non sono dei partiti, fossero stati di Rifondazione o del PD o cosa, non avrebbe fatto. Ma il problema è che non sono di nessun partito e non hanno detto se sono di destra o di sinistra. Questo lo mandava, non riusciva, l'ha mandato al manicomio. L'indennità di carica vicepresidente pari a 3.244,22 centesimi al mese, così come avevamo promesso durante la nostra campagna elettorale.